La sensazione, adesso riflettendo, è anche su una testimonianza di una persona che ha fatto il successore a Lemuni e ricordando alcune cose che lui fece per il suo ministro degli esteri, girando il mondo per l'elezione del presidente del Commonwealth, del segretario generale del Commonwealth, ho l'impressione che sia il più banderuolo possibile, cioè in una direzione o nell'altra. Non l'ho mai sentito in questioni di politica estera esprimersi in seminari come un'idea determinata. L'ho trovato sempre ambiguo. Era un Tarzan dell'università? No, questa cosa qui, se lei vuole divertirsi, è una cosa inventata. Poi la spieghiamo, la battuta. È inventata, non, cioè, gliela racconto la prossima, è molto divertente, perché sono all'origine ieri, figuriamoci. Era il soprannome stato dato a Scotti, però adesso volevo rimanere un momento giornalista del Corriere della Sera. Della Sera. Su incarico di qualcuno del mio partito. Ecco, Tarzan, come naturalmente il passaggio con l'Aliana da una corrente all'altra, ma comunque erano tempi in cui erano correnti nello stesso partito, esatto, e esatto. Non quello che abbiamo visto. Il divieto di avere opinioni all'interno di un partito. Ma adesso, insomma, Tarzan sarebbero altri, però io volevo.